Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un'amichevole diventa spettacolo. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un'amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Cristiano Ronaldo. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Bella serie di passaggi. Griezmann. Prova a prolungare. Griezmann scatta verso il pallone. Può andare pronto al tiro. Salvati dal palo. Gonfia la rete. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. E la partita inizia alla grande, subito gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo prova a passare con un pallone profondo. Cristiano Ronaldo la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono... Salta e colpisce di testa! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Griezmann. Cristiano Ronaldo riceve un buon cambio di gioco. Prova a verticalizzare. Fallo, calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Cristiano Ronaldo. Bello intervento difensivo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Griezmann. Griezmann. Prova la giocata nello spazio. Traversone verso il centro. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo la gioca a sinistra. Prova il filtrante. Cristiano Ronaldo scatta verso il pallone. Prosegue nella sua corsa. C'è il cross. E va a colpire di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Cristiano Ronaldo cerca di lanciare il compagno e ora Cristiano Ronaldo. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri.
Griezmann. Decide di sfruttare la fascia. Vuole la profondità. Griezmann! Gol! Non sbaglia! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Occhio alla conclusione. E il pallone finisce in rete. Una potenza incredibile. Un tiro fortissimo. Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Griezmann. Griezmann. È la cosa logica da fare a questo punto della partita. Dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Cerca spazio. Cristiano Ronaldo. Riceve un bel pallone. Tocca con la testa. Ce l'hanno fatta! Il pareggio era nell'aria. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E hanno completamente riaperto la gara. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Ottimo il fraseggio. Griezmann cerca un compagno, cerca spazio. Pallone raso. Qui deve tirare. Va in rete. E si sono ripresi il vantaggio. E non poteva mancare un'occasione del genere. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E il difensore ha fatto in modo che la palla non passasse. Griezmann. 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 Prova a passare con un pallone profondo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Griezmann. Griezmann. Griezmann! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano. Ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Prova la giocata nello spazio. Riceve un pallone interessante. Intercetta il passaggio, pericolo. Allontana il pallone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cristiano Ronaldo riconquista la palla. Cerca il passaggio profondo. Cristiano Ronaldo ha spazio per affondare. Griezmann in avanti vuol far salire i compagni. E trova il compagno. Griezmann. La mette sulla sinistra. Prova il filtrante. Soltanto rimessa laterale qui.
La butta dentro. Può colpire. Non è riuscito a trovare il gol. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Vuole la profondità. Sulla fascia. È libero. Può calciare a rete. Attenzione al tiro. E c'è il gol. Non hanno mai mollato nonostante lo svantaggio. Grande cuore. Doveva solo spingerla in rete. Un gol facile per lui. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. È stato un bel primo tempo. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Erano in notevole svantaggio, ma si sono rimboccati le maniche fino a tornare in partita. Adesso verrebbe da chiedersi perché hanno atteso tanto prima di iniziare a giocare il loro calcio. Si riprende con il secondo tempo. Cristiano Ronaldo, di forza. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Griezmann, prova a giocarla in profondità. Griezmann, buon lancio. Grande movimento nello spazio. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Vediamo cosa decide l'arbitro. Calcio di rigore. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Beffa l'estremo difensore. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. È rimasto freddo, determinato e ha ingannato il portiere. Sono in vantaggio di un gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Colpisce! E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Griezmann, la gioca a sinistra. Griezmann. Alza la palla in profondità verso un compagno. Passaggio intercettato. Lungo passaggio in avanti. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Prova con la palla lunga. Conclusione! La sfera entra in porta! Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. E hanno completamente riaperto la gara.
Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Griezmann. Ottima pressione la sua, palla recuperata. C'è l'opportunità per il contropiede. Cristiano Ronaldo è oggetto di attenzioni indesiderate. Lo marcano. Tenta la conclusione. Il pallone è dentro. Sono di nuovo in vantaggio. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Opta per il lancio lungo. Trova il compagno in buona posizione. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Ottimo dribbling. Cristiano Ronaldo, bel gesto tecnico, prova la giocata nello spazio, cross in arrivo, il portiere si mette del suo per evitare il gol, allontana il pericolo. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere, hanno ragione a essere cauti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Provano a partire in velocità. Cerca un compagno. Bel passaggio di ritorno. Si libera la grande. Cristiano Ronaldo prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Occasione per il contropiede. Cristiano Ronaldo. Il suo pallone è morbido. Cristiano Ronaldo! La palla va sul palo. Cercano l'azione veloce. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Dunque, rimessa laterale. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. È libero di creare pericolo. Pallone in aria. Va al tiro. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Gioca una palla lunga, prova il filtrante. Griezmann ha già segnato in questa partita, cerca spazio. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Prova il filtrante. Cerca spazio. Tocco preciso. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Tentativo di allungare il gioco. Grande occhio al tiro. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Sulla destra. Vuole la profondità. Attenzione, può tentare la conclusione.
E sì, trova la rete. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. Ha mantenuto la calma davanti all'estremo difensore riuscendo ad anticiparlo. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Prova la giocata nello spazio. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Gioca con un pallone lungo. Ci mette una pezza. Prova la giocata di Fino. Palla riconquistata immediatamente. Chance per tirare. Griezmann prova la verticalizzazione. Ha la possibilità di andare verso la porta. La mette in avanti. Cerca un compagno. Se ne va. Può calciare. Ci prova. Che cosa ha fatto? Un vero gioiello. Difficile fare meglio. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. La sua sfida con i difensori avversari oggi è... E l'arbitro dice che può bastare. I loro avversari hanno dimostrato maggiore determinazione nei momenti più importanti. E loro invece hanno perso gli equilibri, la pazienza. Davvero un gran peccato. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Non puoi concedere subito il vantaggio agli avversari. Rischi di demoralizzarti e non riuscire a interpretare...